Presidente della Repubblica che è figlio di una vittima della mafia, abbiamo un Presidente del Senato che è stato magistrato antimafia, abbiamo a Napoli un assessore comunale che è figlia di una vittima della Camorra. Questo che oggi ci sembra e vi sembra normale, parte dell'ordine delle cose, 25 anni fa non sarebbe stato neanche immaginabile. La società civile è più attenta, c'è più attenzione, meno indifferenza, ma a 25 anni ancora non sappiamo la vera e profonda verità sulle stragi. Perché fu fatta saltare l'autostrada a Capaci e perché ci fu l'autobomba a Via D'Amelio. È un paese senza verità, non è una democrazia compiuta, quindi i ragazzi devono essere determinanti per portare a compimento quella rivoluzione culturale di cui parlava Giovanni Falcone. Un impegno quotidiano ed importante contro le mafie è quello che viene chiesto oggi con la manifestazione Palermo chiama Italia agli studenti delle scuole italiane, quest'anno in 9 città, in ricordo della strage di Capaci. A Napoli la voce si alza dal palco del Teatro Augusteo, davanti ai ragazzi delle scuole di Scampia, San Giovanni a Teduccio, della Sanità e di tanti altri quartieri che hanno partecipato all'iniziativa. È una scelta di campo, non si può essere un poco onesti, o si è onesti o non lo si è, o si è uomini liberi o non lo si è. È una giornata importante dopo la quale deve proseguire un impegno quotidiano, un impegno convinto, un impegno vero. Ma il ruolo dei ragazzi è fondamentale, del resto la società civile in questi anni ha fatto tantissimo, perché ragazzi che nel 92 non erano nati conoscono perfettamente quello che è accaduto a Capaci, a Via D'Amelio, quindi l'antimafia sociale è cresciuta moltissimo in questi anni. Il tema delle mafie però sta ancora lì, pesante, forte, la verità sulle stragi ancora non si è saputa fino in fondo e quindi i ragazzi devono essere fondamentali per chiedere verità e giustizia e per portare a termine quella rivoluzione culturale di cui parlava Giovanni Falcone.